Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Siamo con due dispositivi per fare un confronto abbastanza particolare. Siamo con infatti il top di gamma di HTC, o meglio, uno dei migliori anche dispositivi attualmente disponibili per quanto riguarda il panorama Android, vale a dire HTC One, e Lumia 925, lo smartphone forse migliore per quanto riguarda la serie smartphone in casa Nokia. Sappiamo infatti che ultimamente sta per uscire Nokia Lumia 1020, che però più che uno smartphone è un camera phone, quindi un dispositivo con capacità telefoniche, ma soprattutto con una fotocamera molto anche ingombrante per poter effettuare foto di alta qualità. Questa qui quindi è un po' la sfida tra i due dispositivi più interessanti riguardanti i due sistemi operativi, quindi Android e Windows Phone. Allora, iniziamo subito con un confronto dimensionale. Come vedete, HTC One è più alto, mentre Lumia 925 è più o meno largo, sempre quanto HTC One. Per quanto riguarda invece lo spessore, HTC One sembra molto più fine, in realtà ha una curvatura, ma lo spessore è quasi identico rispetto al Lumia 925, che rispetto al Lumia 920 è più sottile e soprattutto più leggero. Peso che è più o meno equiparabile, forse ancora un po' troppo pesante 925, ma di sicuro si gestisce molto ma molto bene. Per quanto riguarda invece i materiali, abbiamo per Lumia 925 vetro davanti, alluminio tutto qui per la cornice e i bordi laterali. Nella parte invece posteriore abbiamo il policarbonato con la fotocamera che sporge leggermente dalla scocca, il doppio flash LED, fotocamera da 8,7 megapixel e altoparlante qui in basso. Se invece diamo un'occhiata ad HTC One, sappiamo che è completamente in alluminio, sia nella parte qui anteriore dei due inserti, sia nella parte posteriore, con fotocamera da 4 megapixel con tecnologia ultrapixel e flash LED. Ovviamente poi abbiamo gli altoparlanti nella parte frontale anziché nella parte posteriore come il Lumia 925, quindi di sicuro avremo meno problemi quando poggiamo il dispositivo su una superficie liscia, anche se il Lumia 925 ha questi due rialzi. Facciamo una panoramica anche delle porte. In alto abbiamo tasto di accensione standby spegnimento, che fa anche da porta infrarossi per HTC One, e jack da 3,5 mm. Jack da 3,5 mm, microfono per la soppressione del fruscio, porta micro USB e ingresso per micro SIM. Su Lumia 925. Sulla destra invece bilanciere del volume per entrambi i dispositivi, tasto di accensione standby spegnimento per Lumia 925, tasto dedicato per la fotocamera su 925, cosa che non abbiamo su HTC One. In basso invece porta micro USB e microfono principale su HTC One. Sulla sinistra semplicemente ingresso per micro SIM per HTC One, nulla per Lumia 925. Entrambi i dispositivi non hanno l'espansione di memoria micro SD, ma hanno una memoria interna da 16 GB. Per quanto riguarda invece le parti anteriori, abbiamo tre tasti soft touch classici di Windows Phone per Lumia 925 e due tasti soft touch per HTC One, vale a dire tasto home e tasto back. Ovviamente sensori di prossimità e luminosità per entrambi i classici, diciamo, sensori per gestire. Cosa importante, nel 925 possiamo sbloccare il dispositivo sia con il tastino qui nella parte laterale, oppure come vedete, questa è una sorta di screensaver con l'orologio, sempre in primo piano, oppure con il doppio tap sullo schermo. Facendo il doppio tap sullo schermo il dispositivo si sbloccherà. E devo dire che questa è una cosa davvero molto ma molto comoda quando prendiamo il dispositivo dalla tasca, e quindi possiamo sbloccare semplicemente con un doppio tap. Con HTC One invece dobbiamo per forza andare a cercare il tastino di accensione standby spegnimento, e questo devo dire risulta delle volte abbastanza scomodo. Non abbiamo infatti tasti fisici o metodi come il 925 per sbloccarlo. Dicevo, per quanto riguarda invece i display, abbiamo un 4,5 pollici sul Lumia 925 con risoluzione HD, quindi 1280x768 pixel, 332 ppi di definizione. Su HTC One 4,7 pollici con risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel e una definizione di oltre 440 ppi. Per quanto riguarda invece la connettività, entrambi LTE. Abbiamo poi, per quanto riguarda invece l'hardware vero e proprio, 1 GB di RAM per Lumia 925, 2 GB di RAM per HTC One, quad core Qualcomm Snapdragon 600 da 1,7 GHz per HTC One, Qualcomm Snapdragon S4 dual core da 1,5 GHz per Lumia 925.
16 GB, abbiamo detto, di memoria interna per entrambi i dispositivi non espandibili, batteria da 2000 mAh su Lumia 925, 2300 mAh su HTC One. Per quanto riguarda la durata della batteria, l'autonomia, possiamo dire che è più o meno equiparabile sui due dispositivi. Andiamo innanzitutto a testare quella che è la tastiera, quindi apriamo la tastiera da entrambe le parti, un attimo solo, ok. Anche qui. Allora, le tastiere sono molto ma molto comode su entrambi i dispositivi. E permettono una digitazione del testo molto veloce, soprattutto con la tastiera di Windows Phone è sempre una delle più comode. Forse occupa gran parte dello schermo, più schermo rispetto all'HTC One, però di sicuro è davvero molto ma molto comoda. Ovviamente ci sono delle differenze per quanto riguarda il sistema operativo, ma di questo ne abbiamo già parlato, differenze tra Android e Windows Phone 8 in un precedente video che vi invito a guardare, come ad esempio multitasking, possibilità di personalizzazione della home, dove su HTC One abbiamo l'interfaccia con ad esempio Blink Feed per avere tutti i nostri contenuti qui all'interno di questo flusso, e la classica poi interfaccia di Android che è possibile personalizzare ai massimi livelli. Inoltre, su ovviamente HTC One abbiamo il nostro centro notifiche con i toggle rapidi per attivare o disattivare le funzioni, cosa che non è disponibile purtroppo sul 925, né i toggle rapidi né tantomeno il centro delle notifiche. Interfaccia però che appunto è completamente diversa con questi toggle, questi i cosiddetti live tiles dinamici e le applicazioni tutte all'interno di questa interfaccia. Come vedete, la fluidità è equiparabile, diciamo che è molto molto fluido su entrambe le parti. Sappiamo che Windows Phone 8 è di sicuro un sistema operativo fluido ai massimi livelli, però HTC One con Android 4.2 a bordo riesce ad essere davvero fluidissimo. Quindi diciamo Windows Phone 8 su Lumia 925 e Android 4.2 su HTC One. Differenza importante sui due display che non vi ho detto: uno è un Super AMOLED, quindi neri molto profondi sul Lumia 925, l'altro è un IPS LCD, quindi colori forse leggermente più naturali, luminosità di sicuro più elevata, ma neri leggermente più tendenti al grigio. Andiamo innanzitutto a effettuare una navigazione web, apriamo Internet Explorer da una parte e il browser dall'altra, un attimo solo. Come vedete, su Lumia 925 si è già aperto The Verge, lo apriamo anche su HTC One. Richiediamo il sito desktop su Lumia 925 e anche su HTC One. Attendiamo che venga caricata ovviamente la versione completa e vediamo quelle che sono le differenze un po' di fluidità, di rendering nei due dispositivi. Non vi ho detto della fotocamera anteriore, che è da 1.9 megapixel su HTC One, da 1.2 megapixel su Lumia 925. Qualità invece telefoniche che sono più o meno equiparabili, diciamo che Nokia ha di sicuro una chiarezza dell'altoparlante, dell'audio, probabilmente senza rivali all'interno del panorama dei dispositivi mobile. Però HTC One si comporta comunque bene, soprattutto per quanto riguarda il volume. Andiamo ad effettuare scrolling verso il basso sul Lumia 925. Come vedete, i lag ci sono nel rendering. Zoom, fan, zoom out, ancora qualche lag. HTC One, andiamo un attimo a vedere, magari aumentiamo un po' la luminosità, togliamo la luminosità automatica. Ok, come vi dicevo, molto fluido, forse più fluido di 925, pan, zoom out, scrolling. C'è sì qualche micro lag dovuto soprattutto alla pesantezza del sito e dei componenti, però su 925 sembra che ci siano più lag. Andiamo invece ora a parlare di una delle differenze probabilmente fondamentali, vale a dire la fotocamera. Possiamo accedere alla fotocamera semplicemente con il tasto fisico qui. Andiamo ad effettuare la foto magari ad uno stesso soggetto. Disattiviamo, ok, il flash. Questo è la 5, come vedete, velocità di scatto abbastanza elevata. Questo invece è HTC One con la sua tecnologia ultra pixel, ma soli 4 megapixel di definizione. Ok,
Andiamo a vedere la foto, il risultato della foto. Allora, foto molto, molto diversa, però devo dire che i colori, la luminosità e tutto il resto viene gestita molto meglio sul Lumia 925. Le foto di HTC One sembrano sempre troppo, sembrano sempre eccessivamente sovraesposte, mentre quelle di Lumia 925 sono molto ben bilanciate per quanto riguarda i colori e la definizione. Però abbiamo detto che la definizione è superiore su Lumia 925. Su HTC One, probabilmente in condizioni di completa di scarsa luminosità, ma luminosità molto molto bassa, si comporta meglio grazie alla tecnologia Ultra Pixel. Però in queste condizioni, come vedete, c'è un po' di rumore, c'è un po' di la definizione forse è troppo troppo bassa, anche se ciò non è possibile vederlo direttamente dal display dello schermo. Quando però andiamo a vedere le foto sui PC, di sicuro la differenza sarà maggiormente apprezzabile. Parlando sempre di multimedialità, invece, vi andiamo a mostrare quella che è la musica. Un attimo solo che. Ok. Andiamo ora a vedere invece stessa canzone su HTC One. Come vedete, audio, volume, audio più corposo, bassi molto più presenti, volume molto più alto su HTC One. Però devo dire che la qualità generale su Nokia Lumia 925 è buona, però l'audio per il momento di HTC One è, secondo il mio parere, ancora ineguagliato. Tecnologia anche Beats Audio per HTC One quando colleghiamo le cuffie, quindi ancora meglio riusciamo ad apprezzare i bassi di questo dispositivo collegando le cuffie. Il software di Windows 8 è personalizzato da Nokia con alcune applicazioni come la suite AirDrive per la navigazione che conosciamo, Nokia Smart Cam, ovviamente Office, quindi suite di Office che però così come è su Windows Phone non è presente su un HTC One, c'è sì Office Mobile, ci sono applicazioni che vanno a sostituire un po' l'Office classico, però devo dire che la gestione su Windows Phone è ancora ineguagliata per quanto riguarda i file Office. Su HTC One abbiamo, come detto, la 605 con possibilità di personalizzazione, soprattutto molto social, e alcune applicazioni, come ad esempio per gestire la TV, cosa che non abbiamo attraverso l'infradossi, cosa che non abbiamo su Nokia 925, o altre applicazioni personalizzate, però non ne sono tantissime. Per quanto riguarda invece il prezzo dei due dispositivi, HTC One sappiamo che è uscito a 699 euro, ma adesso si trova tra i 530 e i 540 euro, garanzia Italia HTC. Lumia 925 invece si può trovare in questo momento tra i 400 e i 440 euro, quindi prezzi leggermente differenti tra i due device. Bene, questo confronto è stato, diciamo così, per lo più un po' per vedere come si comportano, visto che abbiamo già effettuato un confronto tra Windows Phone 8 e Android con terminali quali Nexus 4 e HTC 8S, che soprattutto HTC 8S non era facente parte della fascia alta di Windows Phone. Ora abbiamo voluto mettere a confronto invece due dispositivi, proprio confrontando l'hardware oltre che il software, top di gamma per quanto riguarda le due fazioni, vale a dire Android e Lumia 925. A questo proposito vi invito a seguire ovviamente tutto Android per quanto riguarda il mondo Android con HTC One, ma anche tutto Windows Phone, sia il nostro canale YouTube dove effettuiamo continuamente recensioni di dispositivi del mondo Windows Phone, che il blog del nostro sito gemello. Vi invito a dare un'occhiata soprattutto al confronto scritto che sarà presente sul blog, che sarà pubblicato sia su tutto Android che su tutto Windows Phone, e sia per dare un'occhiata un po' a quelli che sono i sample fotografici, la differenza tra le foto che vengono effettuate tra i dispositivi, sia per magari qualche dettaglio in più. Direi che per il momento è tutto con questo confronto tra HTC One e Lumia 925 da Emanuele Capone per tuttoandroid.net.